Ciao a tutti, anche oggi video in collaborazione con sciccherie.net e questa volta vi mostro come ricreare il look che aveva Blake Lively all'ultimo festival di Cannes. È stata molto molto ammirata perché aveva un bellissimo vestito e anche un bellissimo trucco. Lei ha sempre questa pelle molto luminosa e comunque gli zigomi, le guance scolpite, e anche sulle palpebre ha degli ombretti metallizzati e comunque molto molto belli. Io lo definisco uno dei tipici look estivi facili ma comunque d'impatto, perché come vedete anche poi la matita nera nella rima interna esalta un sacco lo sguardo. Tanto mascara, il bronzer e via. E questo look va bene per tutte, ma secondo me è particolarmente indicato per le bionde come Blake. E, ecco, vi lascio al video, ho usato anche qualche prodottino nuovo, spero vi piaccia e sia interessante, e alla prossima, ciao! Ok, siccome vado ad usare un fondotinta super 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 luminoso e quando, insomma, io ho la pelle con tanti pori eccetera eccetera, vado ad applicare un buon primer. Questo è di Algenist. E il fondotinta che vado ad usare è questo qui ed è nuovo, è di un brand neozelandese che si chiama Living Nature, e questo qui è un fondotinta naturale. A me è arrivato senza coperchio, però comunque l'erogatore si blocca e girando così poi si sblocca, ecco. E questo qui è la tonalità Down Glow ed è un fondotinta illuminante, speriamo bene. Direi che sostanzialmente è un, come dire, un illuminante, e io ho bisogno di qualcosa di più strong, quindi vado ad applicare anche un po' di questo qui di Be Chic in modo da mischiarli insieme e da avere una copertura un po' più importante. Adesso, sempre dello stesso brand, vado ad applicare il correttore. Volevo farvi vedere che quando si apre la confezione di cartone, qui c'è scritto Smile. Questo correttore sembra molto scuro, invece poi ho notato che quando si applica, come dire, si adatta molto bene e insomma poi va bene per il mio colorito. Per finire fisso tutto. Come sempre, primer sulle palpebre. Ok, il primo colore che vado ad applicare è questo qui e lo stendo su tutta la palpebra mobile sfumandolo molto bene verso l'alto.
Prendo poi un pennello da sfumatura e questo colore qui, che mi servirà per sfumare ulteriormente sopra la piega. E sotto il sopracciglio, per illuminare, scelgo Skimp di Urban Decay. Per le ciglia inferiori Mythology di MAC, che come vedete è un color rame. Passo una buona dose di matita nera nella rima interna, sia inferiore che superiore. Io l'ho portata anche un po' fuori, nell'angolo esterno, e con un pennellino la sfumo leggermente. Ora mascara sia nelle ciglia superiori che inferiori. Vado ad applicare un bel po' di bronzer solo qui sotto. E poi quello che mi rimane sul pennello lo applico sul resto del viso. Sulle guance un altro prodotto Living Nature. Questo qui è sempre un bronzer, ma come vedete è molto luminoso, quindi ne prendo un po' sul pennello e lo sfumo qui. Con un pennellino più piccolo applico l'highlighter e io scelgo questo al centro. Prima di dimenticarmi, sistemo un po' le sopracciglia. Labbra applico un velo di questa Jumbo Lipstick di Astra, la numero 05, e poi sopra un gloss brillante, questo è di Mia e si chiama Bon Ton. E ci siamo. Questo look secondo me risalta molto 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 le bionde con gli occhi chiari, ma anche scure. Comunque secondo me è perfetto proprio per una bionda, e quindi ecco, se siete bionde provatelo e poi ditemi come vi sta. Ovviamente Blake è bionda e a lei sta benissimo. E anche l'incarnato così luminoso alla fine è perfetto per l'estate. Quindi questo è tutto, vi lascio alle foto e alla prossima. Ciao!